quello che di male. Con un passo deciso, come di consueto, hanno varcato la porta del Santa Croce di Fano le forze dell'ordine, che oggi si sono recate al centro trasfusionale per il secondo Donor Day del mese di marzo organizzato da Visfano. Tra loro anche Antonio Di Benedetto, presidente dell'Associazione Finanzieri d'Italia. È una giornata davvero particolare questa. Al di là del fatto che si dona il sangue, che è una cosa bellissima, c'è la collaborazione, come si vede dal manifesto, con le forze armate. Quindi è un sostegno particolare per chi ha bisogno, dobbiamo tutti fare in modo che il sangue non manchi mai. Sono particolarmente orgoglioso di rappresentare la Guardia di Finanza, anche se precedentemente è venuto il comandante della compagnia di Fano, capitano Francesco Rizzo, che mi ha detto di salutare tutti e di mandare questo messaggio per tutti quanti quelli che hanno bisogno, che hanno necessità più che altro, di fare un gesto bellissimo, che è quello di donare il sangue. A dimostrare grande solidarietà e senso civico anche il Corpo dei Vigili del Fuoco. Noi come Vigili del Fuoco ovviamente siamo sempre dalla parte della cittadinanza e delle persone, quindi oltre col nostro lavoro, col nostro impegno quotidiano, facciamo parte anche delle persone che vengono a donare il sangue, perché è importante per tutto, per la società, per aiutare le persone che hanno bisogno, e quindi continuiamo ad aiutare le persone anche quando siamo fuori dal servizio, anche se in questo momento sono in divisa, ma ovviamente avviene anche normalmente fuori dal servizio. Orgoglioso per la riuscita dell'iniziativa il presidente di Avisfano, Giuseppe Franchini, che ha ricordato le oltre 4.000 donazioni del 2021. Questo tema si inserisce benissimo nella situazione di questo Donor Day, che ha visto anche la partecipazione molto entusiasta e molto numerosa delle forze dell'ordine. Quindi significa che riusciamo in effetti a rispondere alle esigenze che nella regione Marche hanno realizzato l'autosufficienza di sangue e anche di plasma, anche se poi a livello nazionale il plasma non raggiunge mai l'autosufficienza. Per questo la Regione Marche proprio ha lanciato questi giorni una campagna che mira alla donazione alternata tra sangue e plasma, con lo slogan: per fare la differenza puoi fare la somma.